Noi siamo per manifestare con questa azione di protesta la gravissima carenza di personale che sta affliggendo l'ospedale di Portoferraio. È il primo anno che non è stato previsto un incremento del personale in funzione dell'afflusso, dell'iperafflusso di utenza anche turistica. Il personale è allo stremo delle forze. Vengono garantiti turni di lavoro chiedendo agli infermieri della provincia, quindi da Massa a Lucca, di venire a fare un turno di lavoro presso l'ospedale di Portoferraio. Riteniamo che questo sia una cosa impensabile fino all'altro giorno, improponibile, perché non dà certezza poi della continuità assistenziale. E questo secondo noi va a discapito dei diritti dei lavoratori e dei diritti dei cittadini. Un breve accenno, abbiamo visto anche, vi siete interessati del discorso bolla Covid. Il Covid intanto non è più un fenomeno che può sorprenderci, è diventato un fenomeno ormai che si sta cronicizzando, ha necessità di risposte funzionali ed efficienti. Quello che si sta attuando ad oggi sono soluzioni improvvisate, sono soluzioni che dal punto di vista strutturale e dal punto di vista di personale dedicato sono completamente insufficienti. Abbiamo avuto leggi, e ci sono leggi nazionali e finanziamenti anche della Comunità Europea finalizzati a ottimizzare i servizi in funzione anche di questa evenienza. Ci domandiamo queste risorse come sono state spese, se sono state spese, per cosa sono state spese. Che cosa intendete fare quindi? Allora, dopo che è fallito davanti al prefetto il tentativo di conciliazione, lo strumento che abbiamo è quello di incrociare le braccia, come dicono i nostri manifesti, così l'azienda capirà con lo sciopero quanto siamo importanti nel nostro lavoro.